e sicuramente dovete sapere che quando si fa un intervento del genere lo si fa anche perché c'è la necessità di farlo, cioè la scelta la si fa sulla base di un'esigenza, il tema dell'amianto, l'amianto che va tolto dai tetti, la possibilità di risparmiare dal punto di vista energetico e via discorrendo, siccome i soldi che abbiamo a disposizione sono sempre meno, se quando li spendiamo anche con la prospettiva di risparmiare qualcosa da un'altra parte, siamo più contenti. Però il tema vero è se si decide di mettere energia in termini proprio di lavoro e denaro sull'edilizia scolastica oppure no, la scelta politica è un po' lì, non tutti decidono, non tutti i territori, non tutte le province, gli enti locali eccetera attribuiscono a questo tema lo stesso valore. Ecco, noi, non perché siamo dei fenomeni, ma perché parlando tra di noi, la provincia, il comune, i dirigenti scolastici, in generale abbiamo deciso di tenere alto il livello degli investimenti sull'edilizia scolastica. È chiaro che adesso io non è che sono qua a fare appunto il fenomeno, lo so che dovremmo fare molto di più, per cui dal nostro punto di vista quello che stiamo facendo è né più né meno che il nostro dovere. Io faccio fatica a chiamarla una scelta politica, perché io mi domando come si faccia a fare una scelta diversa da questa, avendo fatto tutti noi una scuola e avendo avuto tutti noi la stessa esigenza. Quindi. Però vi assicuro, quello che chiedo ogni tanto quando parlo con anche i miei figli che mi prendono in giro perché vado in giro a fare quello che faccio, è quello di provare a immedesimarsi un attimo e dire guardate che non è semplicissimo trovare le risorse oggi anche per fare una cosa normale e giusta come mettere a posto una parte strutturale di una scuola, non è semplicissimo. Allora, siccome io sono abbastanza desideroso di capire io quello che faccio, ma anche di farlo capire alle persone, in queste occasioni, più che per andare a fare la foto all'opera, vengo, e quindi ringrazio il dirigente scolastico che ha deciso di farci incontrare i ragazzi, vengo per scambiare le chiacchiere, anche perché io ho anche un grande sogno, che magari tra di voi ci sia qualcuno che domani decide di fare quello che sto facendo io, cioè di provare a sfidare l'ambiente uscendo anche un pochino dalla dimensione totalmente privata e provare a vedere se non è il caso di accettare la sfida della dimensione pubblica, cioè sulla base di quello che voi fate magari qualcuno dice bene, mi metto a disposizione perché anche altri abbiano una scuola migliore, un lavoro più dignitoso, una città sempre più a misura d'uomo e quant'altro. Ecco, insomma, se la politica, che è un fatto assolutamente passato in disuso e rovinato nella sua popolarità, la si riconcepisce un po', magari anche con chiacchierate di questo tipo, si possono dire anche cose molto leggere, però tenendo conto di tutto, ecco, secondo me se la si riconcepisce un po' così, magari capita che qualcuno decide di divertirsi facendo politica e di essere un pochino, di mettersi a disposizione. Ecco, io mi diverto anche, per divertirsi proprio tanto bisogna stare... Fare politica, provare a fare politica senza stare con i politici, è un fenomeno un po' particolare, però ce la si può fare, cioè circondarsi di persone andando a ragionare come oggi stiamo facendo è utile, chi lo fa sul territorio ce la può fare. Questo è quanto, poi dopo per gli aspetti tecnici e gli altri magari poi faremo parlare anche in zona eccetera, però io penso che Claudio abbia qualcosa da dire. Non solo il fotovoltaico è stato, ma ribadisco quello dell'amianto perché era la sicurezza degli alunni. Esatto. Questo non è semplicemente un miglioramento, qualcosa che di nuovo. Tolto l'amianto che è stato un grosso lavoro, eccetera. Togliere l'amianto, tutto è andato benissimo, con il massimo rispetto di tutte le regole, soprattutto la sicurezza degli alunni, se niente potesse succedere, tutto bene. Secondo me questo è stato un grosso. Il fotovoltaico c'è venuto in seguito, insomma, però volevo sottolineare quello dell'amianto perché me lo ricordo bene, è stato un grosso punto. Benissimo, il nostro sindaco. Grazie, sarò rapido. Ovviamente faccio mie le considerazioni che ha fatto il presidente Salini e credo che sia anche giusto dare atto che la provincia ha dato un segnale importante con questo intervento qui sulla nostra realtà, che è una realtà, voi lo sapete bene, che continua a crescere. Adesso dicevamo quando salivamo, io ho fatto il liceo qui una trentina d'anni fa, ma c'era solo il liceo classico. Oggi ci sono più di 750 studenti e quindi con tanti indirizzi, e quindi è una scuola davvero importante per il nostro territorio. E quando dico il nostro territorio non intendo ovviamente la città di Casalmaggiore, ma un territorio molto più ampio, cremonese, mantovano,
e poi quello già ai miei tempi, immagino, diversi che vengono dall'Emilia. Sono venuto volentieri. Che storicamente, quindi non adesso, la provincia ha fatto in questo territorio dai tempi dell'amministrazione Dolci, Rebecchi, Corrada, c'è questo impegno su questa scuola e lo sanno bene gli ingegneri, i tecnici che hanno fatto questo lavoro.